Il pittore che stiamo per presentarvi è Michelangelo Merisi, ossia il Caravaggio. Egli nacque il 29 settembre del 1571 e il tema principale delle sue opere è la religione. Questo quadro, intitolato Giuditta che decapita Oloferne, è uno degli episodi dell'Antico Testamento più frequentemente rappresentati nella storia dell'arte. Il Sacrificio di Isacco, invece, è un quadro molto pregiato, sia perché sullo sfondo contiene uno dei rarissimi paesaggi dipinti dall'artista, sia perché presenta una composizione quasi perfetta. Nell'incredulità di San Tommaso, le figure sono disposte in maniera tale da formare un'elementare croce, simbolo sacro. Nella conversione di San Pietro possiamo notare egli che è sdraiato per terra, accecato dalla luce del Signore. È vestito solamente con un'armatura invisibile che lo copre soltanto dal metapetto in giù. Questo è un gran segno di umiltà. Questa, invece, è la crocifissione di San Pietro. Come tutti sappiamo, egli chiese di farsi crocifiggere come il suo Signore, ma a testa in giù perché non si sentiva alla sua altezza. L'intero episodio, in questa immagine, viene calato in uno scenario tetro e ombroso dai toni cupi. Solamente i due protagonisti principali vengono completamente investiti da un abbagliante fascio di luce. San Giovanni Battista era un soggetto molto frequente nella pittura di Caravaggio, il quale realizzò almeno 8 dipinti con questo tema. La cena in Emmaus rappresenta il culmine dell'azione dell'episodio descritto nel Vangelo di Luca. Due discepoli di Cristo riconoscono appunto Cristo risorto, che si era presentato loro come un viandante e che avevano invitato a cena. Essi si alzano con stupore dalle loro sedie appena lo riconoscono. Questa immagine della testa di Medusa è stata dipinta da Caravaggio nel 1590 su tela con colori ad olio. Mentre quest'altra versione della testa di Medusa è stata dipinta, sempre da Caravaggio, per Lorenzo de' Medici. Tutte e due le versioni sono state montate su uno scudo di legno convesso. Il cesto di frutta è una delle più famose nature morte dipinte da Caravaggio. Si possono notare molti chiaroscuri sia sul cesto sia sulla frutta. Nel suonatore di liuto, l'elemento più pregevole del dipinto è sicuramente la doppia natura morta sul tavolo, rappresentata dai frutti, dai fiori e dallo spartito musicale. Il soggetto del dipinto è Narciso, ritratto mentre si specchia nell'acqua per ammirare la sua infinita bellezza. In questa immagine possiamo notare il Liubacco coperto da una tela bianca e adornato con foglie di tutti i colori. Egli si sta accingendo a bere il vino. E con questa immagine è finita la presentazione del famoso Caravaggio.